would you be if you had given to protection? Mi amici, qui è il vostro Don Chisciotte. Nel primo numero della nostra trasmissione del 2017. Spero che le ferie e le feste siano andate bene, che vi siate riposati. Qua invece siamo sempre alla ricerca di ospiti nuovi, di nuovi progetti da proporvi, da nuovi argomenti da proporvi. E stasera c'è un argomento nuovo che tratteremo, che non abbiamo mai trattato e nemmeno sfiorato in queste trasmissioni che ormai sono quasi un anno e mezzo, come Don Chisciotte, che stiamo proponendo. Stasera ho un ospite molto gradito, Annalisa Amadori, che è un'attivista della LAV. LAV non come amore, però è sempre un aggancio all'amore, cioè al rispetto e all'amore verso i nostri animali, sia animali che purtroppo sono da consumo alimentare, sia animali di casa, sia animali in tutto il senso generale della parola, che ci stanno più o meno vicino, invadono anche le nostre città, sono presenti nella nostra vita quotidiana in ogni giorno. Cara Annalisa, ti ringrazio innanzitutto di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ci fa molto piacere, perché, come dicevo prima, non ho mai trattato questo argomento, che è un argomento importante. E la LAV, per fare una brevissima sintesi di questa onlus, è stata creata nel 1977 e si batte per l'affermazione dei diritti animali e lotta contro qualsiasi forma di specismo e sfruttamento animale. Quindi è un argomento estremamente importante, e si muove questa associazione su vari fronti. Infatti promuovono leggi a favore degli animali, e questo ogni tanto lo leggiamo sui giornali, che qualcosa si muove, vedremo poi che cosa, e per favorire queste leggi logicamente a continuo contatto con le istituzioni, in modo da controllare le applicazioni delle leggi, denunce, processi. Poi molto molto utile è il discorso di campagne di sensibilizzazione e informazione, non solo verso i cittadini adulti, ma anche progetti didattici rivolti ai ragazzi, alle scuole. E poi, come dicevo, il continuo contatto e proposte di nuove, come si potrebbero definire, nuove proposte di lotta, ecco, chiamiamole così, che vedremo stasera. Parlaci un po' del tuo avvicinamento alla LAV, da quanto tempo sei nella LAV e cosa hai fatto finora. Allora, io è praticamente da sempre che ho un amore molto grande per gli animali, e questo mi ha portato gradualmente ad approfondire, a informarmi, a conoscere sempre di più i vari ambiti e i vari aspetti, anche i vari animali. E più si conosce il modo in cui l'essere umano interagisce e tratta gli animali, e nel mio caso è stato inevitabile avvicinarmi sempre di più a questa associazione, e ho scelto la LAV perché, appunto, come dicevi giustamente tu, interviene in tutti gli ambiti in cui c'è sfruttamento di animali. E quindi l'ho sentita molto vicina alle mie idee e a quello che stavo conoscendo, e quindi
Attivamente sono, è una ventina d'anni più o meno che io ho cominciato a collaborare con l'AV. Dal 2003 sono responsabile della sede di Bologna. Io di mia natura poi ho sempre avuto una propensione per lottare e difendere i più deboli e quindi gli animali sono proprio fra le categorie più deboli perché da soli non possono difendersi. E quindi noi, io e le persone che ho conosciuto in questi anni, in LAVE e nelle altre associazioni, cerchiamo proprio di dare voce ai diritti degli animali, perché comunque il principio fondamentale che noi portiamo avanti e in cui crediamo fermamente è che ogni essere vivente, umano e non umano, abbia proprio diritto, in primis, alla libertà, alla dignità e alla vita. Quindi questo è proprio il motore e la spinta che muove tutte le nostre azioni. Questo è giusto perché essendo creature con un animo meno non ha importanza, ma comunque viventi Soprattutto che soffrono, che perché soffrono come soffrono, hanno noi, anche paura, se quindi sì, vivono proprio le nostre stesse sofferenze. questo indubbiamente si può certamente avvicinare questi diritti animali anche ai diritti dell'uomo, perché siamo Certo. allo stesso identico livello, specialmente in questi anni 2000, dove noi vediamo ogni giorno enormi sofferenze degli immigrati, degli italiani, di chi soffre, ha paura in qualsiasi situazione. È giusto doverli proteggere in qualsiasi maniera. Infatti, guarda, proprio quando si vede la LAV che porta avanti un'idea e un concetto antispecista proprio perché non vuol fare differenze di specie. Certo, d'altronde anche se noi cerchiamo di dimenticarlo, l'uomo è un animale sotto tutti gli aspetti e ho paura che andando avanti diventi molto più animale degli stessi animali. Già adesso non scherzo, già Non adesso in tanti scherza, ambiti. io stamattina aggiornando il mio blog di notizie dei giornali in Emilia-Romagna, abbiamo raddoppiato dal 2015 al 2016 i casi di femminicidio. Che proprio ci sia qualcosa di... No, non si può dire bestiale, perché neanche la bestia fa queste No, cose. no, no. Demoniaco, Sì, forse è sì. l'unica parola che possiamo utilizzare. Quindi il lavoro della LAV va attraverso vari tipi di campagne. E come le decidete queste campagne? Ma guarda, in base anche alle condizioni che si presentano, perché sono campagne per chiedere, come dicevi prima, una nuova legge, nuove norme e quindi collegate a un cambiamento anche a livello istituzionale. Oppure quello che anche si coglie dalla mutata sensibilità, cerchiamo anche di comunque di far conoscere sempre di più alle persone cosa si cela nel campo di sfruttamento degli animali Sì. e quindi informare proprio una delle nostre dei nostri obiettivi, dell'impegno più grande è far conoscere alle persone le realtà che stanno dietro agli ambiti in genere poi di allevamento degli animali perché sono quelli dove si celano e l'industria ovviamente cerca di nascondere il più possibile tutte le aberrazioni che vengono proprio inflitte agli Fatte, animali e portate certamente, avanti. ecco. Sì. E qui se ne trovano di qualsiasi genere perché non esistono
solamente i problemi di cui parleremo dopo, dei suini, dei polli o di altre forme di allevamento, ma vediamo anche nei nostri ben amati cani questa sì. tragedia anche dell'importazione di animali dall'est. Infatti, che poi muoiono. È arrivata una domanda tramite la chat, perché il sito su cui lavoriamo e cui trasmettiamo ha una chat aperta. Mi chiede Federico: buonasera a tutti, domanda per l'ospite. Giustissima la difesa degli animali, mi chiedevo però se rientra anche il caso della caccia, pesca e allevamento. Mi spiego meglio: l'uomo per vivere deve mangiare, quindi la lave è contraria agli allevamenti per necessità alimentare? Chiedo se il termine è poco ortodosso. Io certo. Ti giro questa domanda. La lava è contraria sia alla caccia che alla pesca e a qualunque tipo di allevamento, anche perché l'uomo può vivere benissimo, anzi, anche da un punto di vista salutistico, sempre più medici si convincono di questo aspetto, che un'alimentazione priva di alimenti di origine animale è anche più salutare. Ci sono campagne oncologiche proprio per spiegare questa realtà, è vero. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito soprattutto le carni rosse cancerogene. Sì. E poi noi in LAV siamo praticamente quasi tutti tra vegetariani e vegani. Mm. E godiamo di ottima salute, quindi, e l'uomo poi è l'esempio che la cosa funziona bene. Sì, indubbiamente sì. Sarebbe un bel passo avanti, si ritornerebbe a una realtà antica. Sì. Non medievale, ma ancora antecedente, perché sì. Nel Medioevo la carne se ne faceva larghissimo uso, invece andando ancora più indietro, all'inizio la realtà era proprio questa. Sì, l'uomo nasce come frugivoro, un raccoglitore. È un frugivoro e ha uno stomaco proprio per il calcolo della lunghezza predisposto per l'alimentazione vegetale. Sì, l'intestino sì, così lungo non è assolutamente per un'alimentazione adatta ad un'alimentazione di origine animale. Esatto. E qui vedo che fa accenno ad alcune campagne e sono molto interessanti. La prima è un bel passo avanti. Sì. Parlaci un po' di questa campagna. Allora, guarda, per quello che riguarda l'ambito circhi, quindi spettacoli dal vivo, in Italia abbiamo ancora una legge che risale al 1968, quindi è un po' datata. Adesso per la prima volta nel 2016 è stato presentato un disegno di legge di riforma di tutto il settore dello spettacolo e quello che riguarda lo spettacolo dal vivo, appunto, in cui sono compresi l'attività dei circhi, prevede l'introduzione di una dismissione graduale dei circhi con animali. Questo è il disegno di legge 2287 bis ed è la prima volta che in Italia si parla di dismissione di animali nei circhi, quindi per quello noi l'abbiamo proprio chiamato un bel passo avanti, perché sarebbe veramente un passo avanti di civiltà. Cioè, nei circhi gli animali sono, a parte, sempre in gabbia, perché quando non fanno spettacoli e durante i trasporti sono in gabbia. Certo. Gli addestramenti non sono certo naturali. No. Sono costretti ad esibirsi e a fare cose, spettacoli, numeri che in natura non farebbero mai. Penso solo al discorso delle tigri costrette a passare nel cerchio di fuoco, gli elefanti con tutto il loro peso costretti a sedersi solo sulle zampe posteriori o su quelle anteriori. E quindi nei circhi gli animali non possono vivere e mettere in atto nessuno dei comportamenti che avrebbero in natura, quindi il rispetto etologico non esiste.
Per cui sì. Noi siamo, ecco, io ci tengo molto a dire, noi non siamo assolutamente contro i circhi, anzi, il circo, se è fatto da umani che scelgono di mettere in campo tutte le loro abilità, per noi è uno spettacolo bellissimo. E sì. Penso al Cirque du Soleil e sì. Per fortuna tanti altri. Infatti pensavo proprio a quello. Quelli sono bravissimi, sono veramente le persone straordinarie. L'utilizzo di animali che non scelgono, sono schiavi, perché ribadisco, a parte anche solo gli spettacoli, ma vivono in gabbia costantemente, noi quello non, secondo noi è proprio non accettabile. Ah, c'è un'altra domanda, ma penso che abbiamo già risposto, sempre di Federico, in cui puntualizza che l'uomo è onnivoro e ha necessità di mangiare carne, sicuramente non tutti i giorni, ma almeno due volte alla settimana. Ne abbiamo, penso, già risposto con quello che hai detto tu. Guarda, il fatto che noi continuiamo a vivere non mangiando carne da anni, siamo la dimostrazione che non è necessario mangiare carne. Certamente. E poi sai cosa? Anche un'altra, anche diventa, oltre a un discorso salutistico, anche un discorso di rispetto ambientale. Adesso sì. Stiamo assistendo a un grosso cambiamento climatico. Sì, gli allevamenti intensivi sono una delle fonti maggiori di anidride carbonica, di ammoniaca, proprio per la produzione a parte delle deiezioni. Esatto, c'è una produzione enorme di CO2 e di gas naturali che stanno distruggendo completamente la nostra natura. Ecco. Esatto, per di più la maggior parte della soia e dei cereali che sono coltivati nel mondo vanno ad alimentare un numero anche abbastanza elevato, ma pur sempre esiguo rispetto a la possibilità poi di alimentare che hanno questi animali. Quindi la maggior parte di produzione di soia e cereali alimentano una parte, cioè gli animali che poi vengono mangiati da una parte esigua di popolazione, perché siamo solo nel mondo civilizzato tra virgolette che mangiamo così tanta carne. Sì, esatto. Un animale tipo un bovino, un suino, è un pessimo convertitore, cioè utilizza molte sostanze che potrebbero essere utilizzate invece per nutrire direttamente tanti più esseri umani, degli esseri umani che si sfamano mangiando quell'animale. Quindi anche per un fame nel mondo, se si passasse a un'alimentazione vegetariana o comunque si diminuisce tantissimo il consumo di carne, veramente si libererebbero tante risorse per chi adesso muore di fame. L'hai spiegato in maniera chiarissima, Annalisa, ed è molto importante, cioè tu dici che ci alimentiamo con una parte minore quando potremmo alimentarci con una parte maggiore di alimenti, certo, quelli di origine vegetale. Se i cereali e la soia che adesso mangiano gli animali la mangiassero gli esseri umani, noi in primis, ma così ne rimarrebbe anche per le popolazioni del terzo mondo e comunque sì. Quelle che adesso più muoiono di fame, sì, ci sarebbe molta meno gente che muore di fame, molti meno bambini anche che muoiono di fame. Questo tante è un grosso... volte ci sentiamo dire che noi lottiamo per gli animali e non pensiamo ai bambini, in realtà chi fa una scelta vegetariana pensa anche ai bambini che muoiono questo di fame. Questo è un punto positivo da mettere in evidenza, perché è molto importante. Sì. E poi c'è un'altra cosa di cui ho trattato in altre mie trasmissioni, questo dispendio di roba che noi gettiamo via, che potrebbe alimentare tranquillamente tutto il terzo mondo. Questo e ne rimane. Purtroppo buttiamo via perché non siamo capaci a fare la spesa innanzitutto. E poi mangiamo troppo. E poi compriamo troppo e buttiamo via un'enormità di alimenti che potrebbero essere utilizzati in forma diversa. Poi guarda, io lavoro in ospedale, per cui c'è un aumento di obesità, di patologie diabetiche, di patologie cardiovascolari che hanno una derivazione principalmente di origine alimentare per un'iperalimentazione e un'alimentazione scorretta, che è veramente preoccupante.
vediamo non le... mangiamo troppo, più di quello che avremo, di cui avremo necessità, e come dici tu, buttiamo via tanto anche. Si butta via tanto che potrebbe tranquillamente alimentare il tutto. Sì. È un problema questo dello spreco talmente, e mi ha fatto ridere l'altro giorno, ma è un inciso, un ministro o comunque un politico che parlava del ritiro differenziato del pattume, degli scarti, cioè del pattume di casa, e si lamentava che sono diminuite gli scarti di origine vegetale, animale, eccetera, che vengono gettati, e quindi questo discorso del ritiro differenziato ne soffre. Dico, ringraziamo il Dio che la gente sta cominciando a capire che non possono andare come quando c'è un giorno che adesso a parte che non sono mai più chiusi gli ipermercati, ma se rimangono il giorno chiusi, la gente sembra che si debba ritirare nei bunker antiatomici per una vita. È terrificante questo fatto. Hai ragione. Viviamo una distopia, come si dice, piuttosto brutta. Poi c'è il discorso che abbiamo fatto. Per quanto riguarda le leggi, io che sono un cinofilo convinto, praticamente sono l'oggetto dei giochi del mio cane, mia moglie è la mamma e quindi più rigida, io sono solo l'oggetto di gioco. Il discorso dei condomini. Sì, questa è una che è molto molto civile, importantissima, che si è riuscita ad ottenere. Esatto. Non è più possibile vietare convivere con gli animali. Sì. E anche ecco, giusto la sofferenza, sono ancora presenti le spiagge. Io sono stato a Cervia, non ci si poteva nemmeno avvicinare alla spiaggia, e dovevamo fare i turni io e mia moglie per andare in spiaggia, mentre a Lido degli Estensi e comunque qua nel Ravennate l'accesso è libero. Dai, cominciano ad aumentare, diciamo così, il numero delle spiagge che concedono l'accesso, sì, ai cani. Ci si deve ancora lavorare. Questo indubbiamente deve ancora civilizzare, come sono aumentati gli alberghi e i ristoranti. Sì, 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 infatti. Che accettano i nostri animali, e vedo con molto piacere che anche molti bar, almeno qua da me, mettono fuori dalla porta le vaschette per l'acqua. Sì, 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 sì. Sì, aumenta questo la già sensibilità. È un bel segnale, infatti. E speriamo che continuino in questa cosa. Speriamo, sì. Speriamo, certamente. Allora, ritornando al discorso, dopo questo inciso, che comunque è molto importante, certo. Parlando degli allevamenti di suini e di polli, specialmente nella nostra zona, c'è molto da fare. Sì, qua siamo proprio... veramente ancora a un livello orribile. Noi nella campagna che portiamo, una delle campagne appunto che portiamo avanti adesso, l'abbiamo chiamato un discorso diverso, ed è proprio, nasce da investigazioni fatte di nascosto, ovviamente, perché negli allevamenti non è che ti facciano entrare a vedere no. come vivono i maiali e gli altri animali. E in particolare questa è una investigazione fatta in allevamenti di suini in Emilia Romagna e in Lombardia, quindi molto vicino a noi, e anche il famoso prosciutto di Parma. E noi, considera che in Italia ogni anno 12 milioni di suini vengono macellati, quindi sono un numero esorbitante, 250 milioni
in Europa, ma soprattutto il come vivono. E, a parte le condizioni, il maiale, anche se vedendolo in allevamento non si direbbe, è un animale molto pulito. Esatto, e molto stavo socievole. Per dire una mia esperienza, dopo te lo dico. Ecco, non vivrebbe mai sulle sue deiezioni, cosa esatto. Che invece è costretta a vivere negli allevamenti, e ha una vita sociale sia di la mamma nei confronti dei cuccioli, ma anche proprio di rapporti con i loro simili e con altre specie animali, cioè se si alleva un maiale, si allevasse per un maiale insieme a un cane, vedresti gli stessi comportamenti, come gioco, come relazione, come ricerca, come curiosità. Sono animali molto intelligenti. Negli allevamenti sono costretti a vivere talmente in maniera lontana dalle loro caratteristiche etologiche che a iniziare dalla gestazione, in cui le scrofe sono tenute in gabbia le prime 4 settimane per facilitare la gravidanza, poi l'ultima settimana prima del parto, comunque anche al di là di questa gabbia dove non possono muoversi, anche gli altri spazi sono sempre molto piccoli, su grate, per cui non possono né gruffolare, non hanno nulla anche come paglia, come arricchimenti ambientali per potersi un po' distrarre, quindi si stressano così tanto che mettono in atto anche comportamenti aggressivi su loro stessi. Sì. Quindi vengono castrati i maialini nei primi 7 giorni di vita, perché la carne non deve prendere quel sapore, sapore esatto. di verro proprio, quindi diventerebbe non gradita al gusto. Castrazione che viene fatta senza anestesia, quindi puoi immaginare neanche da un veterinario, in genere con una lametta viene dei inciso. Castrini che vanno in giro, ecco, a fare il esatto. lavoro. E vengono tagliate le code, perché appunto con questi comportamenti che mettono in atto di automutilazione, ma anche di aggressione gli uni verso gli altri, è la prima cosa che riescono a mordere, per cui dopo poi da lì infezioni e quindi sono, e poi vengono anche tagliati e recisi i denti sempre nei primi giorni, proprio per limitare i danni di questi comportamenti di aggressività. Per cui è aberrante come condizione e come proprio violenze che vengono fatte a questi maialini. Guarda, si vede una scena in questi filmati che secondo me dovrebbero vedere tutti, in cui la mamma scrofa vede, perché la fanno proprio davanti agli occhi, la castrazione del maialino, e sente gli uli, deve vedere come si lancia contro le sbarre, come le morde. Cioè, è agghiacciante. E questa anche è la condizione abituale anche degli allevamenti doc, diciamo così. Non cambia il discorso. No, anche perché gli animali, e anche perché i maiali, come i cinghiali, sono animali feroci, possono attaccare tranquillamente. Sì. Quello sì. che ti volevo dire era un piccolo appunto che stavo pensando mentre tu hai introdotto l'argomento. E mio padre, avevamo una piccola casa in campagna qua sopra Bologna, e all'inizio avevamo i maiali. Mio padre aveva fatto degli stalletti. Uh-huh. E avevamo i maiali insieme ai conigli e via discorrendo, e mi ricordo benissimo mio padre lavava costantemente gli stalli in modo da avere sempre una zona pulita, e i maiali in effetti sono animali puliti. Se possono scegliere, sì. Sì, se possono scegliere. Anche e poi parlando di maiali, anche ricordando George Clooney, che alla morte del suo maialino ha sofferto tanto, esistono questi anche animali da compagnia, maialini da compagnia. Sì, sì, sì. Che in Italia non si vedono ancora, o almeno non mi è mai capitato di sentire.
No, molto meno, ma i No, thailandesi una non sono cosa più particolari. americana, Sì, cosa più sì, sì. americana. Conigli, sì, in effetti, conigli da compagnia se ne vedono, ecco. Infatti, guarda, Forse qui mi inserisco un attimo perché una delle altre campagne che abbiamo in corso si chiama proprio Coraggio Coniglio e chiede il riconoscimento dei conigli come animali familiari, quindi Mai da come con le compagnia. stesse tutele di cani e gatti, e quindi non più Esatto. macellabili. Questa è un'altra delle campagne che stiamo portando avanti adesso, proprio sulla base di questa mutata sensibilità. Considera che adesso una stima degli animali, dei conigli che sono nelle case tenuti come animali da compagnia e non Certo. da appunto teglia da forno, si stima siano più o meno 1 milione già. Quindi Ah. è un numero Infatti adesso elevatissimo in nei Italia. negozi di animali si vedono le balle di fieno per i Infatti. conigli. Io so che vado a fare volontariato in un ricovero diurno di anziani, oltre a una miriade di bengalini che si riproducono continuamente, hanno anche i conigli. Ah, guarda. Proprio per compagnia di queste persone anziane. E ci sarebbe anche da parlare anche delle pet terapie che sono molto importanti a livello anche, dato che tu lavori in ospedale, a livello anche ospedaliero per gli anziani e per i bambini. Sì, è un'ottima compagnia. È un'ottima compagnia che dà, infatti, ho visto presso tanti medici, ho visto dei grandi cartelli in cui si consiglia per gli anziani una compagnia di un cane, di un gatto, perché indubbiamente sono una grossa forza per queste Sì. persone anziane. Infatti, sì, come compagnia veramente. Un'altra cosa molto importante, questa veramente ci tengo da approfondire perché è un po' la base di tutto il vostro discorso e del discorso di sensibilizzazione, è la LAV nelle scuole. Questo è molto importante. Parlaci di Guarda, questa. questo è il principio ispiratore è che i bambini sono la speranza per il futuro, cioè Certo. i bambini di Se adesso avranno un saranno, futuro, se non avranno un voglio essere futuro, cattivo, ecco, se avranno un se futuro. gli adulti di adesso glielo consentiranno, i bambini di adesso saranno appunto il mondo futuro, quindi sia a livello nazionale come settore, sia come a Bologna abbiamo diciamo che la nostra attività forse principale, l'attività nelle scuole, e la consideriamo importantissima proprio per questo. I bambini sono estremamente aperti agli stimoli che ricevono e dal nostro punto di vista quello che devi trasmettere a un bambino è il rispetto per l'altro, chiunque sia l'altro. Umano, non umano, ambiente, se riescono ad assimilare questo come concetto e come ideale proprio di vita, allora avrai delle persone anche da un punto di vista sociale, Civile, civile, delle ottime persone. specialmente adesso un problema, è un grosso argomento con questo bullismo Esatto. invadente che veramente sta mettendo in grosse difficoltà sia gli insegnanti, non Infatti. dico i genitori perché poi è colpa dei genitori, innanzitutto, perché se non dai un'educazione ai figli poi succede questo. È molto importante conoscere il rispetto e la libertà degli altri. E si ferma quando poi va incontro alla nostra libertà. Quindi, ma avete dei, come si dice, non dei sussidi, Dei materiali dei didattici? materiali Sì, di sussidio?
Sì, guarda, noi abbiamo sia quaderni didattici, abbiamo delle piattaforme anche informatiche che, da cui poter scaricare soprattutto due moduli che sono alimentazione ambiente e cani e gatti, cittadini come noi, come parlavamo prima, e, quindi che scaricabili anche gratuitamente da qualunque insegnante. E poi abbiamo dei moduli che possiamo portare, perché abbiamo prima di tutto un gruppo di volontari che opera e si reca nelle classi proprio a parlare con i bambini, con i ragazzi e con le scuole di ogni ordine e grado. Ovviamente gli argomenti sono diversificati e il linguaggio è diversificato a seconda dell'età. Noi nelle scuole primarie cerchiamo appunto di parlare soprattutto di diritti animali, di, come ti dicevo, rispetto dell'altro e del concetto di empatia, quindi sì, proprio mettersi, anche riuscire a mettersi nei panni dell'altro, quindi sentire cosa può provare. Questo è molto importante. Con i bambini facciamo dei giochi, portiamo uno scatolone e a volte, ecco, poi ovviamente questo è un esempio delle cose che facciamo, e in modo da pensare cosa possa vivere un animale in gabbia, oppure sotto a un tavolino pensando appunto che possa essere una gabbia, oppure quali possono essere, chiediamo a loro, proprio perché poi cerchiamo di fare, non siano lezioni frontali ovviamente, ma proprio di gioco, interattive, di coinvolgimento, quindi cercare, se loro fossero un cane, come vorrebbero vivere, se loro fossero un gatto, quindi proprio questo, cercare di mettersi nei panni dell'altro e pensare ai bisogni non solo primari, ma proprio per il benessere. Questo è un grande insegnamento, quello di mettersi nei panni dell'altro. Infatti, ai ragazzi un po' più grandi, già dalle medie, cominciamo a parlare anche di, come dice, alimentazione e ambiente, e di consumo sostenibile, consumo responsabile. Bene. I ragazzi più grandi, soprattutto le superiori, sì, molto il discorso, perché a quel punto possono anche scegliere, quindi l'impatto dei consumi alimentari e idrici, quindi l'impronta ecologica, l'impronta idrica, e sempre ancora di più consumo consapevole, e il quello che è legato alla ricerca senza animali, quindi la possibilità. Io poi dopo, come si suol dire fuori onda, ti darò il nominativo di un professore di scienze del Fermi, a meno che tu non lo conosci. Io ho fatto il Fermi, ma parliamo già di un bel po' di anni fa, quindi. Ah, ecco, proprio l'ho rivisto oggi perché era mio compagno di camera all'ospedale. Oi. Quando sono stato purtroppo ricoverato, e oggi sono andato a trovarlo e ti darò il suo nominativo da contattare, del Fermi. Perfetto. Come adesso arriviamo alla scelta vegana. Questo è proprio il principio fondante della LAV. Anche nello statuto, proprio all'articolo 2, dice la LAV riconosce nella scelta vegana un principio fondante dell'associazione. Questo perché è la scelta vegana è una scelta di rispetto per gli animali, perché comunque in qualunque ambito c'è sfruttamento, perché abbiamo visto appunto i circhi, abbiamo visto gli animali, e soprattutto per quanto riguarda il consumo alimentare, non c'è un animale che non sia sfruttato, ma proprio appunto abbiamo parlato dei suini, ma possiamo parlare dei polli, possiamo parlare dei pesci, possiamo parlare dei conigli, qualunque animale che venga mangiato è sfruttato, perché comunque è richiesto una quantità talmente elevata di carne che solo gli allevamenti intensivi, e quindi solo una produzione intensiva, può rispondere alle richieste del mercato. Gli allevamenti intensivi sono luoghi dove un animale non può mettere in atto nulla del suo comportamento etologico. In genere non vedono neanche la luce del sole,
non camminano sull'erba, sulla terra, e pensa che adesso sono circa 70 miliardi l'anno gli animali che vengono allevati per la nostra alimentazione nel mondo. Cioè sono uno, e da questo abbiamo escluso i pesci, perché lì sono incalcolabili. E il settore zootecnico è il settore che consuma il maggior numero di animali in termini di quantità e che fa soffrire il maggior numero di animali. Siamo sempre di fronte a spazi sovraffollati, perché devi ridurre gli spazi per aumentare la quantità di animali prodotti, perché a quel punto vengono proprio prodotti, neanche allevati. Spesso luce artificiale per aumentare i ritmi di crescita, come dicevamo, nessuna possibilità di mettere in atto comportamenti naturali. E un'altra cosa anche che secondo me è molto importante, un allevamento in condizioni così estreme, quindi di sovraffollamento, di sporcizia, perché è impossibile far vivere animali in buone condizioni quando le condizioni di allevamento sono così pessime. Perché questi animali non si ammalino, vengono somministrate una quantità di antibiotici indiscriminatamente. Sì. Proprio una volta erano utilizzati anche per favorire la crescita, adesso come è un utilizzo profilattico perché gli animali non si ammalino o comunque si ammalino di meno. E questo uso di antibiotici così massicci sta contribuendo allo sviluppo di batteri antibiotico resistenti. Sì, indubbiamente. Cosa che sta esponendo a gravi rischi anche gli esseri umani. Io lo vedo anche in ospedale, sono molti batteri adesso che sono resistenti agli antibiotici. Sì. E questo è un problema, perché gli antibiotici finora sono stati per tante malattie una cura, l'unica cura veramente efficace. Certo, certo. In questo caso gli stessi antibiotici stanno diventando inefficaci. Tutti i virus e tutte le cure dei virus diventano sempre inefficaci col tempo, non c'è niente da fare. Come una volta, adesso non se ne parla più degli estrogeni nella carne per farli ingrossare. Ecco, per fortuna adesso questa la famosa bistecca che poi quando la mettevi sulla padella si riduceva quasi niente. C'era l'allarme che poteva dare una castrazione chimica agli uomini o comunque modificare le proprie strutture ormonali e via discorrendo. Certo. Come però capisco perfettamente tutto questo e approvo. Io non sono un gran mangiatore di carne. Io e mia moglie mangiamo molta verdura, specialmente mia moglie. Brava. Che venendo dai paesi dell'est è molto più abituata di noi a consumare verdure in qualsiasi forma possibile e immaginabile. Ma quello, come ti dicevo prima di iniziare la trasmissione, il mio dubbio è un po' sul latte e sulle uova, che sono due prodotti naturalmente dagli animali, quindi senza sforzo, senza violenza. Però perché una mucca produca il latte deve partorire un vitello. Certamente, come le donne, deve esserci un parto. E quindi adesso per aumentare la produzione di latte, la mucca è continuamente, partorisce immediatamente sempre dopo, è gravidata. Calore, sempre partoriente. E infatti, e quindi questo per la non gli fa bene, nel senso che consuma molto velocemente. In più, da selezioni genetiche, le mucche in genere, la quantità che è necessaria, sarebbe necessaria per allevare un vitello, sono
la produzione normale, diciamo così, una mucca sarebbe 15-20 litri di latte al giorno. Sì. Grazie a selezioni appunto ripetute, adesso una mucca arriva a produrre anche 40-50 litri di latte al giorno. Quindi molto, molto, molto. E quindi questo è un abuso metabolico che certo. le consuma letteralmente, oltre le continue gravidanze. Sì. E pensa che una mucca in natura potrebbe vivere fino a 40 anni più o meno. Sì, 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 tranquillamente. Ecco, adesso dopo 7-8 anni sono mucche che non riescono quasi neanche più a stare in piedi. Avrai sentito parlare dello scandalo delle mucche a terra. Sì. Ecco, sono mucche che, essendo state così sfruttate in vita, dopo appunto 7-8 anni, ma nella migliore delle ipotesi, a volte nella peggiore per loro, poverette, ma anche a volte dopo solo 4-5 anni, e a parte il fatto anche di stare sempre ferme, e si indeboliscono talmente tanto che non riescono più a stare in piedi. Ma se una mucca arriva al macello perché sia macellabile, una mucca deve arrivare viva al macello. Sì. Quindi abbiamo anche qui, con investigazioni e immagini filmate di nascosto, visto mucche che, per far sì che arrivassero vive al macello, erano caricate sui camion con le pale dei trattori, con dei pungoli elettrici, perché non riuscivano più da sole a camminare. In quel caso la legge prevederebbe la soppressione in allevamento, ma a quel punto diventa un costo, perché oltre a non poterla più vendere come carne, certo, c'è il costo dello smaltimento della carcassa. Quindi a tutti i costi queste mucche dovevano essere fatte arrivare al macello vive, ma con delle scene trascinate con delle catene, con dei trattori, veramente, sì, come, allucinante. Come roba, come fieno, come balle di fieno vengono trovate. Sì, 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 sì. E ha iniziato il discorso della macellazione, e qua c'è la famosa lotta tra la macinazione islamico-ebraica e la nostra macellazione. Sì, la macellazione senza tutte e due sono atroci, non lo metto in dubbio. Ma quella senza assordimento ancora di più, ovviamente. Che gli altri gli animali sono distanguati, ancora coscienti. Usano ancora le pistole con i chiodi, credo. Per l'uccisione nostro modo. Lo assordimento viene effettuato con le pistole a proiettile cattivo. Sì. Che almeno li stordisce un po' prima del taglio della giugulare, per il dissanguamento. E anche, diciamo così, anche nelle macellazioni nostre tradizionali, tante volte è fatto ad un ritmo talmente rapida la macellazione che lo stordimento a volte riesce, a volte no, e l'animale viene dissanguato lo stesso, e viene ucciso lo stesso tramite recisione della giugulare, quando è ancora cosciente. Anche nelle nostre macellazioni, in quelle rituali, non è proprio previsto lo stordimento, per cui abbiamo un animale sempre cosciente e che muore veramente con un'agonia lenta e molto dolorosa. Abbiamo parlato di cose molto tristi stasera. E poi sai cosa? Tornando sempre al discorso del latte, faccio riflettere anche su un'altra cosa. Sì. L'essere umano è l'unica specie animale che da adulto beve un alimento che sarebbe destinata ai cuccioli. Esatto, questo è un discorso. E poi di un'altra specie. E infatti è poi anche per questo motivo. Pensa quante intolleranze al latte anche che adesso si sente. Sono intollerante io, lo è intollerante anche mio figlio. Io però devo confessare, non riesco a iniziare una giornata senza un cappuccino. Ma hai provato un cappuccino con latte di riso, con latte di avena? Proverò. Tanti latte. Adesso devo prendere quei latti senza lattosio, se no non riesco a digerirli. Anche perché poi, come sentì, ma tu lo sai perfettamente, come sentì in una trasmissione medica, più si diventa adulti,
più non esistono gli enzimi che servono a digerire il latte, perché è un alimento, come dicevi tu giustamente, per i bambini, esatto, non per gli adulti. Infatti. E poi c'è anche dietro un'altra grande violenza al consumo di latte, perché per poter accapararci, perché mi viene proprio da usare questo termine, il latte della mucca, la mucca non può darlo al vitello, quindi i vitelli sì. sono tolti, strappati quindi alle mucche, e che allevati, soffrono, perché comunque hanno le, dopo appena subita la nascita, quindi sì, è una sì, crudeltà sì. ulteriore per la mucca e per il vitello. Ma quindi non siamo per quello che mondo. No, cioè c'è crudeltà come si dice in tutti i campi. Tu pensi a un animale e comunque l'essere umano riesce a mettere in atto un comportamento crudele ai suoi danni, per non parlare poi delle... L'uomo è un animale crudele per antonomasia, proprio filosoficamente, psicologicamente è crudele, se no non sarebbe campato. Poi la crudeltà c'è anche in natura, perché vedi delle scene crudele, certo, natura, certo. ma non c'è la malvagità. Esatto, cioè la tigre che ammazza l'antilope è un fatto naturale, dovrà pur mangiare. Ma gli animali poi sanno automaticamente eliminare gli animali deboli e quindi migliorare la razza degli animali che ammazzano, e c'è una selezione naturale, cosa che nell'uomo non c'è. Sì, sì. Vorrei parlare, ormai siamo verso la chiusura, Annalisa, di una trasmissione estremamente interessante, veramente piena di spunti, e questa cosa la faccio fatica a dirla, onestamente devo dire, perché quando l'ho letta giuro che avrei devastato questi posti, e gli italiani si sono piegati a commercializzare carne di cane per favorire i cinesi in alcuni supermercati di Milano. Non disgustato, proprio violentato psicologicamente sto fatto, e che purtroppo è vero. Guarda, però dimmi, dal mio punto di vista non c'è differenza tra certo. un cane e un maiale. No. Nell'ambito mucca, certamente, sì. certamente. È chiaro che culturalmente fa più effetto. Culturalmente è più devastante, questo certo. siamo d'accordo. Certo. Però non cambia, non sposti i valori del discorso, ecco. E si torna al discorso perché è la scelta vegan. Certo, certo. Sì, sì. Come ultima domanda, caro Rosario, hai qualche domanda? No, è stato estremamente interessante seguirvi, perché ci sono tante cose che io non so. Non sono un grande amatore della carne, la mangio, mi nutro di carne, e di latte no, proprio poco, perché non è che mi piaccia molto, però di carne insomma un paio di volte alla settimana di sicuro. Però la cosa che mi ha lasciato esterrefatta è sto fatto che non immagino mai, no, quando io vedo quella bistecca sul tavolo, il piatto, cosa c'è dietro. Infatti. Dovrebbero fare mettere sulle confezioni di carne, eccetera, come fanno con i pacchetti di sigarette. Ah, guarda, sono una porta aperta. Questa è una bella idea. Ma noi molto poi, ovviamente, solo perché sia scritta la condizione di allevamento. No, perché così almeno uno decide, per l'amor del cielo, perché i fumatori continuano ad esserci, non è che certo, sono spariti, certo. per l'amor del cielo. Ognuno poi decide e fa la propria scelta di vita. Io non so, cioè, io però mi pongo un'altra domanda anche. Se è vero che dicono che le piante sono vive e soffrono anche loro, no? Leggevo appunto in questi giorni di un esperimento su alcune piante che sono state fatte, addirittura che si sono inorridite a piante che hanno messo questi elettrodi per rilevare il comportamento, eccetera, davanti a diciamo, hanno dolore, effetti, anche tutto ecco, come viene visto insomma il fatto che uno poi se ne mangia? Ah, guarda, quello è un ulteriore dilemma.
Beh, io vi propongo una cosa. No, però. No, questa è una provocazione la mia, va bene, però, no, ma è però io ci credo che la pianta è viva. Guarda, io sono convinta che l'essere umano comunque già nel momento in cui nasce non può non fare danni all'ambiente in cui vive, è inevitabile. Cercare di farne meno possibile, far soffrire meno possibile, ecco, questo io è la risposta che mi sono data fino ad ora, e però continuo a rifletterci su questi punti, certamente. Cioè, scegliere il male minore? Fare il male minore. Ecco, questo è. No, perché io non sono un grande amante di verdure, però devo ammetterlo. No, quelle cotte sì, ma quelle crude un po' meno. E poi ecco, ci sono piante in cui se raccogli il frutto non uccidi la pianta, quindi magari una mela, se non la raccogli tu, dopo un po' marcisce, cade, quindi... Certamente. Certo. Sei anche, meno... Beh, poi con è un bel enigma però, eh. Cultura biologica un po' si è cambiato anche verso le piante il rispetto. Sì. Beh, io però suggerivo una cosa molto molto semplice: dato che gli animali non si possono mangiare, ritorniamo al sano cannibalismo. Beh, ci sono 7 miliardi di persone, 3 miliardi e mezzo mangiano gli altri 3 miliardi e mezzo e risolviamo il problema. Anche della sovrappopolazione mondiale, dei cambiamenti. Esatto, più che altro per quello. come dicono che la carne umana sia dolciastra, non lo so, quando lo proverò ve lo dirò. Ma guarda che già stanno commettendo atroci omicidi in queste guerre, in questi animali che ci sono, quindi già ne stanno ammazzando abbastanza di persone. In modo crudele. Quindi se l'essere umano uccide un proprio simile, non ci meravigliamo che poi insomma faccia quegli omicidi, perché uccidere una mucca, uccidere una che tagliandogli la cingolare e facendola soffrire, per me è una delle cose atroci. Cioè, sì, non fa meraviglia, certo. Cioè, per questo non meraviglia. Cioè, l'essere umano è fatto così. Cioè, non è una bella cosa, però mi piacerebbe. Mi ricordo... Neanche le religioni, insomma, sono riuscito a metterci. Sì, indubbiamente. Mi ricordo una puntata dei Simpson, che certamente Simpson è un manuale della sopravvivenza umana. La Lisa fece vedere un filmato con tutta la catena alimentare della carne... E fu piuttosto interessante, anche se in fumetto, ma comunque molto molto esplicativo, certo, sì. Ecco. Sì. L'ultima domanda, cara Elisa, è la più scontata, arrivata alla fine. Innanzitutto, come possiamo sostenere la LAB? Allora, scusa, ti ho interrotto. Di pure. Guarda. Diventare soci LAV è sicuramente la prima modalità con cui si può sostenere la LAV. C'è una quota associativa annuale, vi viene inviata a casa la tessera associativa e la rivista Impronte, che informa sulle attività dell'associazione a livello nazionale. Costo della tessera? E come socio ordinario 30 euro all'anno. È proprio un costo sostenibile. Si può sostenerci con una donazione, fare volontariato con noi, quindi noi facciamo sempre tavoli informativi per appunto cercare di divulgare tutte le cose di cui abbiamo parlato stasera, raccolte firme sulle nostre petizioni, aiutarci nell'organizzazione di eventi, di raccolta fondi, di adozione anche per tanti animali che rimangono senza famiglia, e visitare il nostro sito www.lav.it, perché per essere sempre informati sulle attività che facciamo e consapevoli nelle proprie scelte, perché appunto dicevamo che cittadini più informati sono cittadini più consapevoli, e quindi cittadini che sono in grado di fare anche scelte migliori per noi, per l'ambiente e per gli animali. E poi per quanto riguarda invece il discorso nelle scuole,
se ci sono insegnanti in ascolto, ci possono contattare, chiedere materiali che noi forniamo gratuitamente sempre, o anche il nostro intervento nelle scuole. Okay. Quindi noi siamo ben contenti di avere questa collaborazione con gli insegnanti. Un'altra cosa è un tema di cui non si è riuscita a parlare stasera, ma che mi sta molto a cuore: non comprare indumenti che abbiano anche solo inserti in pelliccia, perché comunque anche un inserto era un animale prima di diventare un inserto. Io sono un patito del pile, quindi non vado a intoccare nulla. Ah, un attimo solo, Annalisa, è arrivato un messaggio da Facebook. Eddie Serena dice: viva la LAV, non so se la conosci, credo sia anche lei associata. Una Serena in LAV Bologna c'è ed è una delle ragazze che fa gli allora esercizi nella scuola, quindi non so, forse è lei. Comunque mi fa piacere, condivido. Va bene, Annalisa. Hai dato i riferimenti. Possiamo dare i recapiti nostri per chi ci vuole contattare. Certo. Allora, abbiamo due numeri telefonici. Posso dirli già adesso? Certamente, figuriamoci. Allora, uno è 320 47 88 779, l'altro 333 817 5258, oppure un indirizzo email che è molto facile perché è lav.bologna@lav.it, o se no la nostra pagina Facebook, LAV Bologna Facebook. Quindi, molto bene, molto bene. Siamo rintracciabili da chiunque. E noi accogliamo sempre a braccia aperte nuovi volontari o persone che abbiano voglia di aiutarci in tutte le attività di cui abbiamo parlato stasera. Io ti ringrazio nuovamente, sono le 23.02, quindi come vedi, Rosario, abbiamo riempito l'ora e tu avevi preparato una bella musica. La manderemo in altre occasioni. Certamente. Abbiamo parlato tantissimo. No, è importante. Guarda, Annalisa. Molto contenta anche di essere stata la prima in questo genere di trasmissioni che ho sentito, ma di cui non avete mai. No, di questo argomento. Ecco, se poi mi hai dato tu nella tua lettera, nella tua mail, anche l'indirizzo della dottoressa Michelle. Contatterò al più presto, perché mi interessa anche approfondire il discorso della ricerca senza animali. Lei è che è un problema molto importante. Sì, dell'area. Quando tu hai delle novità, portacele, che noi siamo sempre disponibili. Quindi. Perfetto. Siamo sempre aperti. Noi ovviamente quando abbiamo possibilità di parlare a un pubblico più ampio possibile, per noi sono occasioni enormi, quindi io questa vi ringrazio tantissimo di questa occasione. Come ti avevo accennato, va su tutto il nostro network, che è composto da 7 emittenti web, radio, TV, su Facebook e su YouTube. Da domani o da più tardi, perché Rosario è velocissimo, questa puntata sarà su Radio Saius Network di YouTube, quindi possibile rivederle comunque, quando uno vuole. Comunque, Alfredo, dato che siamo andati in diretta anche su Facebook, appena termina la trasmissione automaticamente Facebook ripropone la trasmissione. Quindi potete tranquillamente anche taggarlo, come si dice, non so in gergo. Ottimo. Perché lo conosco poco Facebook io personalmente. Rimani un attimo dopo, Annalisa, che certo. Ti do quel nominativo. Ok. A te per la chiusura, Rosario. Ancora tantissimo. E spero grazie di essere presto con voi di nuovo. Certamente. Ricordo che domani sera alle 18.30 ci sarà, come al solito, dalla redazione di Bari, Spazio Aperto, e alle 22 il programma sull'antimafia. Certo. Antimafia 2000.
Osservatorio Antimafia Trasmissione. Bene, grazie Alfredo, bellissima puntata questa, quindi tutti gli amici che sono su Facebook oppure ci stanno ascoltando dal sito e vogliono insomma rivedersi la puntata possono già farlo da Facebook. Da domani lo faranno su YouTube, sulla nostra pagina YouTube, tranquillamente. In più verrà messo anche in replica sulla web TV, la web radio. Volevo ringraziare tutte le radio nel network, incominciando dalla tua, Alfredo, Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Noi Radio sempre da Modena, oltre Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Questa puntata, l'ho già detto, la rivedete da domani su YouTube. Ringrazio Annalisa Amadori per questo bellissimo intervento e questa trasmissione, perché io ho appreso tante cose che non sapevo, non mi ponevo il problema. Problema, certo. Ecco, e questo è io proprio. Ringrazio tantissimo. Proprio serve anche a questo, questa trasmissione serve anche a questa, cioè, come diciamo sempre, risvegliare quel neurone che si ferma nella testa della gente, stuzzicare le persone per poi andare a cercare e a informarsi maggiormente. Andiamo con la sigla. Processo anche mio e di tutti i miei colleghi. Colleghi, speriamo di vederci presto a qualche dimostrazione o a qualche tavolo, in modo sabato da conoscerci. Sabato pomeriggio saremo in centro al presidio contro l'utilizzo degli animali nei circhi, visto che adesso è ancora a Bologna l'American Circus. Esatto, si vuol venire esatto. Dalle 15 alle 17 in via Rizzoli. Ok, Annalisa. A te Rosario per la chiusura. Benissimo, un caro saluto come dico sempre a tutto il condominio di Radio Saiuz. Andiamo con la sigla. Un ciao ciao a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao, arrivederci. Where'd you be if you had given to protection?